Germano Bignotti, sindaco di Solferino, negli studi di Tempo Radio per Filo Diretto. Buongiorno sindaco e bentornato. Buongiorno a tutti. Buongiorno, noi ovviamente invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, ricordiamo il numero per mandare gli sms, i messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339. Poi ancora chiediamo anche di seguirci anche per esempio tramite Facebook o Twitter, siamo in diretta streaming sulle pagine del Gazzettino Nuovo Tempo Radio, come lo siamo su YouTube Tempo Radio Live. Allora, dunque, mi accennava appena arrivato, proprio ancora le mani fredde, ancora perché appena entrato. C'era un po' di nevischio anche infatti, stamattina. Infatti, spero che non attacchi. Mi diceva che avete inaugurato l'infopoint turistico? Sì, venerdì scorso, nel fabbricato di proprietà del comune che è prospiciente Piazza della Chiesa in via Ossario. Abbiamo fatto un'inaugurazione, all'importanza, al di là dell'inaugurazione, della quale devo ringraziare soprattutto gli ospiti illustri che sono stati presenti e hanno testimoniato quella che è l'importanza e il ruolo di Solferino e delle colline moreniche, di Solferino nelle colline moreniche. Per la promozione del turismo c'era il presidente della provincia Bottani, c'erano i parlamentari del territorio, la senatrice Mancini e l'onorevole Maccari, e il direttore del GAL e altre autorità. Che cosa abbiamo fatto? Il comune è proprietario di un immobile che storicamente era dedicato a servizi acquedottistici e era l'alloggio dei collaboratori scolastici dell'allora bidello, come si chiamava. E quella casa poi è stata dedicata a dei servizi pubblici, una parte era stata ristrutturata sempre con dei fondi GAL diversi anni fa, era un progetto che ebbe la luce al termine della prima amministrazione di cui io feci il sindaco nel 2014 e venne completato poi da quella successiva. In quell'immobile ha già sede l'associazione Colline Moreniche, che si occupa della promozione turistica di tutto l'arco collinare, e per esso abbiamo deciso di candidare a un bando del GAL la realizzazione dell'infopoint turistico, cioè del punto di riferimento delle informazioni turistiche per Solferino e esteso anche ovviamente alle colline moreniche. Sono state realizzate una zona esterna completamente riqualificata, dei locali che saranno appunto la sede di attività visitabili come l'esposizione di prodotti del territorio, piuttosto che la fornitura diretta di informazioni turistiche sui nostri monumenti e sui percorsi di visitabilità delle colline. E nelle intenzioni che io condivido appieno del presidente di Colline Moreniche Federici c'è quello di implementare l'attività dell'associazione Colline Moreniche per farla diventare un vero e proprio motore dell'attività turistica e della proposta turistica sulle colline moreniche. Abbiamo visto, ne è l'esempio Solferino, che con delle politiche mirate l'attrattività rispetto ai turisti, rispetto a coloro che apprezzano il nostro paesaggio, la storia e l'enogastronomia può essere assolutamente messa a valore. Cito per esempio, come ho citato durante l'inaugurazione, una scelta della società di Solferino San Martino del biglietto unico per i monumenti di San Martino e di Solferino. Questa scelta ha portato sostanzialmente al raddoppio degli accessi ai monumenti a Solferino. Ci sono tante iniziative che possono essere fatte, soprattutto in sinergia col territorio, con le tante attività ricettive che abbiamo, che godono fortunatamente di buona salute nonostante i periodi complicati, ma che sicuramente da una politica sinergica di promozione del territorio non possono che trarre vantaggio. Sicuramente. Dico solamente due cifre. Sì. L'investimento complessivo è stato di 100.000 euro più somme a disposizione e il contributo del GAL è stato di 94.000 euro. Per cui appunto ha coperto la quasi totalità delle opere. Esatto, e poi tra l'altro appunto giustissimo che l'entroterra del lago sia valorizzato. Una cosa le vorrei chiedere sindaco, se noi per esempio andiamo in luoghi storici, vabbè storia un po' più recente però non di tanto, qualche decina d'anni, come per esempio non so Asiago, vediamo tantissimi turisti austriaci, perché comunque da una parte o dall'altra non c'erano solo italiani, c'erano anche gli altri, che erano dei ragazzi che erano stati mandati lì, quindi alla fin fine il soldato, come dice la Croce Rossa, è uguale, no? Di qualsiasi nazionalità sia. Quindi anche
attirare, è possibile secondo lei attirare turisti per esempio dall'Austria? Insomma, io credo che lo strumento, sono state coinvolte, dalla Francia, più efficace per questa cosa, che condivido assolutamente, possa essere quello sul quale stiamo lavorando da anni, quello del MUDRI, il Museo Diffuso del Risorgimento. Questo progetto, che ha come capofila la provincia di Mantova, è esteso alla provincia di Brescia, a quella di Mantova e a quella di Verona, a dimostrazione del fatto che i territori che sono stati interessati dal Risorgimento italiano e dalle battaglie di Solferino, delle battaglie della Seconda Guerra di Indipendenza e anche delle altre due guerre di indipendenza, non sono quelle di un comune o quelle di una provincia. È un territorio sovraprovinciale e sovraregionale, perché sta tra la Lombardia e il Veneto, che è di interesse anche per quelle nazioni europee che qui hanno combattuto. Ricordo, e noi infatti stiamo coltivando un progetto di rapporti molto stretti con i francesi, ricordo per esempio che Solferino è la battaglia che ha avuto probabilmente più caduti francesi di quel secolo. Quindi se per gli italiani ha avuto un significato importante, non di meno lo ha avuto per i francesi. E il fatto che comunque sia stata celebrata anche la rinata amicizia italo-franco-austriaca, che il 24 giugno celebriamo tutti gli anni in Solferino, ha portato a trasformare il significato di questa battaglia non in quello di una vittoria militare, ma in quello di un momento dal quale poi sono scaturite delle politiche di pace. Ricordo la nascita dell'idea della Croce Rossa. La Croce Rossa è stata indicata, noi al memoriale abbiamo 192 targhe di nazioni del mondo che hanno portato il loro cippo al memoriale di Solferino, ci sono più aderenti che all'ONU, quindi voglio dire, sono degli argomenti e dei linguaggi che possono essere compresi e apprezzati e di interesse di tutto il mondo, non solamente i nostri locali. Certo, poi si chiama magari in altri paesi mezzaluna, ma comunque. Le posso chiedere anche delle opere pubbliche, delle iniziative per quanto riguarda la scuola, magari? Sì, tra le nostre opere pubbliche c'è quella di attrezzare una parte del giardino che è di pertinenza della scuola primaria, dell'infanzia e dell'asilo nido. Abbiamo candidato il progetto di pose di giochi inclusivi, quindi adatti anche ai bambini diversamente abili, nei dintorni appunto della scuola, nell'ampia area verde che è a disposizione. Abbiamo ottenuto un contributo, andremo a investire complessivamente circa 50.000 euro per realizzare un'area giochi attrezzata appunto per l'infanzia e la primaria e una dedicata per il nido. Quest'ultima era attesa da tempo e insomma abbiamo l'ambizione che entro la primavera siano entrambe completate. Benissimo. E per altre opere pubbliche è in fase di conclusione di collaudo il secondo lotto dei lavori del municipio, dove diventerà efficiente l'ascensore che supererà finalmente il problema di barriere architettoniche che avevamo, e anche per quello che riguarda il cantiere del centro sportivo, anche in quel caso siamo addirittura di arrivo per questa prima parte corposa di lavori che riguarda i nuovi spogliatoi del calcio e tamburello e che riguarda il rifacimento completo dell'interno del piano primo della palazzina. Ci stiamo concentrando sulla ricerca di risorse e la possibilità di completare il tutto con l'intervento sull'esterno, dove vorremmo dare una coibentazione adeguata all'edificio e cambiare anche i serramenti, ma l'edificio è grande, è vecchiotto, quindi dimostra tutti i suoi anni e quindi i soldi da spendere sono proprio tanti. Benissimo, la fermo un attimino con Germano Bignotti, primo cittadino di Solferino, ci troviamo tra un paio di minuti. Filo diretto con gli ascoltatori, seconda parte con il sindaco di Solferino, Germano Bignotti. Ci sono già dei messaggi che le sono arrivati, io gliene leggo uno, perché dice: ma cosa volete fare a Fossa Mortara? Altri capannoni anche, dice. Ma no, possiamo rassicurare l'ascoltatore. Una brevissima storia. Fossa Mortara è una zona di proprietà del comune che è stata messa in vendita, è stata inserita nel piano delle alienazioni da parecchi anni e per essa è stata bandita due volte la gara a dei prezzi che evidentemente l'hanno resa inaccessibile per coloro che erano interessati, ma ben due volte è stata messa in vendita senza nessun tipo di vincolo da parte della precedente amministrazione. L'area si trovava ancora nel piano delle alienazioni, il comune
ha proceduto a pubblicare ulteriormente la gara, rivisto il prezzo con una perizia aggiornata, all'esito della quale, se fosse andata deserta, l'avrebbe tolta dal piano delle alienazioni. Al di là di questo, a gara aperta sono state segnalate alcune situazioni che potevano essere degne di attenzione, cioè quella che esistesse nell'archivio della società di Solferino San Martino un verbale di quelli che venivano redatti da parte dei volontari che scavavano per ritrovare i cadaveri dei caduti della battaglia, e questo verbale avrebbe citato il fatto che in quella zona sarebbero rimasti dei cadaveri non prelevati per le condizioni dei tempi e la difficoltà di farlo. Allora la giunta immediatamente ha deciso di sospendere la vendita. Abbiamo fatto una delibera nella quale abbiamo appunto sospeso l'efficacia del bando, abbiamo annullato il bando di vendita e sospeso la procedura. Io ho scritto al presidente della società di Solferino San Martino chiedendo se esistesse questo verbale e se esso riportasse davvero queste informazioni, e lui mi ha confermato che la società ha questo verbale e gli ho anche fatto una proposta della quale ho ricevuto un apprezzamento e credo che nei prossimi giorni la società la porterà alla ratifica del proprio consiglio, che è questa. Ritengo e ci siamo trovati con una ottima comunità di intenti col presidente della società su questa cosa, che quella zona, quell'area sia giusto che diventi di proprietà di qualcuno che abbia nel suo scopo statutario, proprio come la società Solferino San Martino, la finalità di gestire, custodire e tramandare quelli che sono i ricordi e i ritrovamenti e i beni materiali e morali degli eventi della battaglia. In sostanza, come comune abbiamo proposto, visto che lo possiamo fare, si può fare anche una trattativa privata, alla società di acquistare la fossa mortale. Il presidente mi ha risposto ufficialmente apprezzando molto la proposta del comune e dicendo che la porterà alla validazione del suo consiglio nei prossimi giorni, e quindi credo che quella sia la soluzione migliore in assoluto per la destinazione della fossa mortale, cioè quella che è divenuta di proprietà della società Solferino San Martino, la società ce l'abbia e la custodisca e eventualmente si valuti, assolutamente in sinergia, come io ho assicurato disponibilità al presidente, per la sua valorizzazione, magari anche per la realizzazione di un piccolo monumento a memoria di quello che può essere successo in quella zona. Certo, certamente. Penso che, così mi permetta la battuta, mi ha fatto un po' sorridere la critica da parte di chi, insomma, più o meno era in linea con quelli che prima la volevano vendere. Adesso spero che da quella parte arrivi un apprezzamento per la soluzione che è stata trovata. Certo, certo. Tra l'altro la cosa era stata citata anche sul Gazzettino Nuovo, tra l'altro. Assolutamente sì, certo. Ancora, per quanto riguarda, dunque, le opere pubbliche abbiamo terminato, sì, ci sono altre cose? Sostanzialmente, poi ne partiranno altre in primavera, ma ne parleremo. Benissimo. Allora, le leggo i messaggi. Ingegner Bignotti, occorre incentivare le fonti energetiche alternative, si faccia sentire dalla soprintendenza. Io ho incontrato le commissioni del paesaggio dei nostri comuni qualche settimana fa, abbiamo convenuto che il più possibile l'atteggiamento dei nostri comuni sia quello di consentire, di autorizzare, naturalmente con progettazioni attente e adeguate, gli impianti fotovoltaici, soprattutto sui tetti dei nostri fabbricati. Se poi non dovesse andare in questa direzione la sovrintendenza, saremmo pronti ad incontrarla per cercare di trovare una soluzione. Si dice che ci sarà una civica benemerenza all'onorevole Savio? Le chiedono. Al momento non ne sono al corrente. Poi chiedono se cercate impiegati per l'InfoPoint o altro anche. Se qualcuno si vuol candidare a questo tipo di attività, mandi pure il proprio curriculum al comune di Solferino. Guardi qua il vocativo. O sindaco, gli aiuti per le bollette. Abbiamo appena chiuso il verbale per l'assegnazione del contributo a 39 famiglie a Solferino per il pagamento delle bollette, e quindi è stato un aiuto consistente come quantità di risorse e come assegnazioni. E all'inizio dell'anno poi vedremo se provvedere nuovamente. Allora Bignotti, lei è bravo e competente, secondo me come cittadino di Solferino meriterebbe un ruolo politico importante. Le associo un altro messaggio. Ah sì, eccolo qua. Bignotti, lei merita di più, tipo regione, parlamento o anche senato? Non posso che ringraziare degli apprezzamenti.
Lei cosa, se fosse deputato, se fosse, cosa farebbe? Difficile dire cosa potrebbe fare uno in un ruolo che non conosce a fondo. Mm. Credo, ecco, questo sì, è una cosa che ho sempre sostenuto, ma indipendentemente dalla mia figura. Io credo che un valore aggiunto, e lo ritrovo per esempio in alcuni dei parlamentari che ci sono adesso per il nostro territorio, un valore aggiunto lo possano portare coloro che hanno avuto un'esperienza come amministratori locali. Perché troppo spesso ci siamo trovati negli ultimi anni soprattutto a avere a che fare con soggetti che, non avendo fatto la minima esperienza in quelle che sono livelli di amministrazione inferiori, si trovavano sì a ragionare di massimi sistemi, ma poi queste idee non potevano essere calate nella realtà perché non avevano sufficiente cognizione di quelli che fossero le problematiche reali sui territori. Quindi il mix di queste due cose, quindi delle capacità di ragionare diciamo a alto livello, però conoscendo quello che è il substrato sul quale si va a operare, credo che sia la cosa più importante. Anche perché credo che la cosa che i cittadini lamentino nei confronti della politica nazionale di qualsiasi schieramento sia lo scollamento con la vita reale dei cittadini. Sì, assolutamente. Proprio ragionano in migliaia di miliardi, ma non sanno ragionare con uno che deve fare i conti con qualche centinaia di euro. La capacità è quella di riuscire a fare sintesi su delle idee, perché non è che si può decidere di amministrare o di governare solamente ascoltando i discorsi di ogni singola persona. Vanno ascoltati e poi ne va fatta una sintesi. Non è facile. Allora, le chiedo, se faccio ancora in tempo a iscrivere mia figlia all'asilo, mi hanno detto che è fino a gennaio. Se è l'asilo nido, noi teniamo aperte e consentiamo le iscrizioni per tutto il periodo dell'anno. Poi, quando cancellerete la scritta che non fa onore a nessuno sul muro? La scritta sul muro? Che non fa onore a nessuno. Non so quale. Vabbè. Dovete ringraziare l'amministrazione che vi ha preceduto perché sono stati loro a portare avanti i progetti, dice Barbara. Sì, mi fa un po' ridere questa cosa. Ho già risposto sulle vostre pagine a questa chi... troppe volte chi non ha fatto sostanzialmente nulla nel corso del suo mandato, quando vede quelli successivi che lo fanno, dicono ma erano mie idee. Le idee sono sicuramente un patrimonio importante se uno le ha, diventano più importanti prima di tutto se uno le lascia da qualche parte, perché se dice che le aveva avute dopo che magari le hanno concretizzate gli altri, diventa un pochettino più strano capire dove fossero custodite quelle idee. La seconda cosa è che se poi le idee prima o poi non trovano una concretizzazione, anche loro sono importanti, ma restano una cosa un po' fittizia. Io dico che noi finora, con 2 anni e passa di emergenza Covid, abbiamo già realizzato 2 milioni di euro di opere pubbliche e supereremo i 3 milioni con quelle dell'anno prossimo, tra l'altro ottenendo finanziamenti a fondo perduto per più della metà di quelle cifre. Non abbiamo indebitato l'ente, perché ricordo che l'unico mutuo che è stato sottoscritto negli ultimi 10 anni lo ha sottoscritto la precedente amministrazione, quindi diciamo sorrido un po' quando mi dicono state facendo quello che avevano pensato quelli di prima. Insomma, diciamo che quelli di prima non mi pare che abbiano brillato per risultati nel settore delle opere pubbliche, quantomeno. Allora, leggiamo un po', purtroppo stiamo esaurendo il tempo. Ha ragione il sindaco, bisogna avere esperienza amministrativa comunale per correre come regione o come o a Roma, appunto, Senato, eccetera. Scusi sindaco, ci sono bandi per aiutare a pagare le bollette energetiche, qua ha risposto prima. Ne parli per favore, lavoro al municipio, qua appunto lei ha detto prima appunto che state mettendo l'ascensore, questa sì, è la cosa che è stato installato in questi giorni, e poi ci sarà un terzo lotto di opere perché andremo a ridistribuire in maniera riteniamo più efficiente gli uffici con le loro collocazioni, portando a livello terra quelli che hanno maggiore accesso da parte dei cittadini e ai piani sopra quelli che vengono meno frequentati. Poi Bignotti, l'intervento di Castelletto sul Gazzettino mi è sembrato molto reale. E poi ancora sindaco, allora quando finiscono i lavori al centro sportivo levantava progetti avveniristici, invece niente, invece no, diceva prima che... I lavori al centro sportivo per quello che riguarda quell'appalto sono sostanzialmente terminati, siamo alle fasi dei collaudi. Io non voglio tornare sull'argomento, ma dell'articolo che è stato citato del capogruppo di minoranza che
trova un po' di visibilità nel criticare il sottoscritto, ma va bene, ci sta in queste fasi di chi è all'opposizione e chi è in maggioranza. Ho già risposto, basta leggere il vostro gazzettino di questa settimana. Allora, dunque, siamo in chiusura, dovrei averli letti tutti i messaggi che sono arrivati per il sindaco di Solferino Germano Bignotti. E, le chiediamo, sindaco, noi ovviamente la ringraziamo, le chiediamo come vuole concludere, le auguriamo ovviamente buon Natale, felice anno nuovo, eccetera, insomma, ovviamente. E concludo assolutamente su quel tema, facendo gli auguri a tutti gli ascoltatori, in particolare ai miei concittadini, dicendo che allora hanno visto nelle piazze, in piazza Marconi, in piazza Torelli e in via Persichella, i tre segni che abbiamo voluto evidenziare quest'anno per il Natale, quindi niente luminarie, ma tre punti luminosi simbolici, proprio perché ritenevamo che fosse l'anno in cui bisognava dare un segnale anche relativamente al risparmio energetico, senza dimenticare appunto il Natale. Ci saranno delle iniziative da parte delle nostre associazioni del territorio, del comune, della Proloco, già alcune ci sono state con dei mercatini qui all'inizio del mese. E non mancherà il tradizionale, la mia tradizionale iniziativa, quella di degli auguri agli anziani con un panettone per ogni famiglia di quelli che hanno qualche anno in più. E quindi davvero un caloroso augurio a tutte le famiglie di trovare un periodo di serenità. Grazie, grazie a Germano Bignotti, primo cittadino di Solferino. Grazie.